Campionato Primavera 1, team 23esima, giornata e ottava del girone di ritorno. Spal e Milan si affrontano allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il tempio e la fortezza della società polisportiva Ars Labor. Biancazzurri reduci dal pareggio esterno contro la Roma 0-0, mentre i rossoneri sono reduci dalla vittoria casalinga sulla Lazio 2-1. Si comincia agli ordini del signor Gino Garofalo della sezione di Torre del Greco, i due allenatori Federico Giunti e Giuseppe Scurto di queste due squadre. Parte forte la Spal con Dembasek che cerca di servire Savona, rimpallo, Savona in area, mette in mezzo Ellerson, anticipato all'ultimo secondo da Kubis, occasione per la Spal. Riparte anche il Milan con Capone che prova ad andare al tiro alto sulla traversa, finisce in curva ovest il tiro di Andrea Capone. Ancora la Spal in avanti, palla recuperata da parte di Luca Moro che prova ad andare verso il centro, al limite dell'area, Moro al tiro, la parata di Ljungdahl, rinvia poi la difesa rossonera, occasione per la Spal, ci prova con il tiro da fuori Eli Lali del Milan, tiro molto alto che finisce in curva ovest. Ancora il Milan in avanti, ci prova ancora, arriva ancora Capone, dribbling Capone al tiro, la traversa, Cesare Galeotti era battuto, il tiro molto insidioso che colpisce la traversa, palla recuperata dall'altra parte da parte di Dembasek che prova a concludere, Sek, Moro con lo specchio della porta, libero, non riesce a centrare, la palla fa la barba al palo, finisce qua il primo tempo sullo 0-0. La Spal attacca sotto la curva ovest, il colpo di testa da parte di Moro sul corner di Giorgi Tunjov, altra occasione per i biancoazzurri, ancora in avanti la Spal, Ellerson in area, Ellerson ci prova nell'angolo e la parata ancora una volta di Ljungdahl che si distende e riesce a deviare in calcio d'angolo. Milan in avanti, entra in area Eli Lali, in mezzo il tocco di Giacomo Holzer, la parata di Cesare Galeotti dopo il tocco del bomber rossonero. Ancora il Milan in avanti sulla sinistra, il cross di Oddi, il rinvio, il tiro di Robotti e la grande parata di Cesare Galeotti, il tiro era indirizzato proprio al limite e questa è la rete di Gabriele Eli Lali per il Milan su calcio di punizione. Il vantaggio dei rossoneri su questo calcio piazzato dal limite dell'area. I rossoneri esultano per questa rete, rivediamo, molto ben calciata. Niente da fare per Cesare Galeotti. Ancora il Milan in avanti, ha fatto del possesso palla il piano partita. Il colpo di testa di Mbesso, il tiro di Bright parato da Cesare Galeotti. La Spal prova a ritornare in avanti ma non c'è niente da fare, finisce qua. La Spal è sconfitta allo stadio Paolo Mazza dal Milan. Cesare Galeotti, una sconfitta verso la fine del secondo tempo, è venuta su calcio piazzato. Com'è andata questa gara e come vedi la situazione della Spal in questo momento? La situazione è buona, stiamo allenando bene, peccato per sta sconfitta, per questa battuta d'arresto, però io credo che possiamo riprendere tranquillamente il cammino venerdì con la Fiorentina. Ok, adesso mancano poche giornate alla fine del campionato, si è sempre parlato di salvezza, ma la Spal comunque continua a rimanere nei piani alti della classifica. Voi comunque rimanete umili, mi sembra di vedere. No, guardiamo partita per partita, cerchiamo sempre di entrare in campo per vincere. Oggi non siamo riusciti, però penseremo alla partita prossima senza problemi. Come la vedi questa stagione fino a questo momento? Come avete vissuto questi momenti ai piani alti della classifica? Ma credo che la stagione sia... Abbiamo fatto un briefing alla fine del girone d'andata con un risultato positivo. Lo faremo alla fine del girone di ritorno e vedremo dove saremo, insomma. Mister Giuseppe Scurto, una sconfitta arrivata su calcio piazzato, comunque in generale una buona prova da parte della Spal. Sì, credo abbiamo disputato un'ottima partita, è stata una partita abbastanza equilibrata, vi sono state occasioni per entrambe le squadre, il Milan è stato bravo a concretizzare in un episodio a fare gol, però al di là del risultato sono contento perché i ragazzi hanno giocato alla pari contro una squadra
molto forte, quindi posso solo fare i complimenti ai ragazzi per l'impegno, ma anche per la prestazione, perché credo che per larghi tratti abbiamo veramente disputato un'ottima partita. Ci avviciniamo alla fine della stagione, mancano poche gare e la SPAL continua a rimanere ad ottimi livelli di classifica. Voi continuate comunque ad avere la solita mentalità aggressiva, vedo che anche durante la settimana vi allenate molto bene. Quali sono i segreti per mantenere sempre così alta la concentrazione e la confidenza nel gioco? Ragazzi sanno che questo è un campionato difficile, sanno che è un'annata per loro molto importante, quindi ce la mettono tutta in allenamento, si impegnano al massimo perché sanno poi che devono prepararsi al meglio per le partite, quindi il segreto è semplicemente questo, la voglia dei ragazzi di farsi notare, di farsi vedere, e per far questo sanno insomma che devono lavorare in un certo modo durante la settimana. Parliamo ancora di salvezza o guardiamo anche più avanti? Noi dobbiamo renderci conto che facciamo un campionato dove ci sono delle corazzate, ma non una o due, ci sono 7-8 corazzate. Dopo queste 7-8 corazzate ci sono altre 8-9 ottime squadre, quindi bisogna anche rendersi conto del proprio livello e del livello degli altri. Con grande umiltà sappiamo che ci sono tante squadre e come valori e come livello ci sono davanti. Detto questo, siamo stati bravi in tantissime partite, i ragazzi sono stati bravi in tantissime partite ad essere superiori a tante squadre o comunque a giocare alla pari con tante squadre, e questo deve continuare ad essere il nostro obiettivo, lavorare al massimo per poi arrivare alla partita e cercare di giocare alla pari o meglio dei nostri avversari.